Beyoncé, il suo nuovo singolo ha un significato importantissimo. Quando la musica si fa buona, Beyoncé entra in campo e per sbaragliare tutta la concorrenza e riqualificarsi, come se ce ne fosse stato bisogno, come madrina buona di tutta l'industria. Con il nuovo remix di Mi Gente, Beyoncé manda un messaggio di speranza ed amore alle popolazioni tormentate dagli uragani degli ultimi mesi. Beyoncé, regina del pop a fin di bene. La canzone Mi Gente di Ilunga Balvin e Willy Williams non è decisamente una novità. A renderla freschissima e deliziosa, però, ci pensa il tocco magico di Beyoncé, che torna sul palcoscenico glitterato del pop per una buona causa: donerò tutto il mio ricavato da questa canzone ad associazioni dedicate ad aiutare le persone vittime dell'uragano a Porto Rico, in Messico e tutte le altre isole dei Caraibi, scrive Queen Bee in un post da 6 milioni di likes in pochissime ore. Dopo la recente maternità e tutte le incombenze del caso, Beyoncé torna sul campo con una canzone piena d'energia e un obiettivo meraviglioso: aiutare le persone meno fortunate. È così da lei. Questo progetto è solo uno dei moltissimi che Beyoncé ha messo in piedi per aiutare le popolazioni tormentate dagli uragani, negli ultimi mesi. Tra tutte ricordiamo BeyGod, l'associazione a scopo benefico per tutelare le vittime dell'uragano Harvey a Houston, la sua città natale. Il mio cuore corre alla mia città, Houston, e prego costantemente per tutti coloro che hanno subito dei danni. Prego anche per i soccorritori, che sono così coraggiosi e determinati ad aiutare, ha scritto Queen Bee alte Houston Chronicle, sto lavorando sodo con il mio team in BeyGod e il mio pastore, Rudy Rasmus della mia chiesa, per strutturare un progetto che tuteli quante più persone possibile. Beyoncé, un cuore grande così, e un nuovo tatuaggio. Il cuore di Beyoncé si divide tra il mondo e i suoi bambini. Ora che Rumi e Sir sono entrati, come uragani, scombinando la sua vita quotidiana, Queen Bee è più che mai determinata a fare di questi primi mesi un ricordo indimenticabile di solidarietà e felicità. Tra i suoi mille progetti a scopo umanitario, infatti, Beyoncé ha deciso di aggiungere un po' di inchiostro al suo corpo, e si è regalata un tatuaggio tutto per i suoi tre figli. Il tatuaggio è minimal e quasi impercettibile, ma il significato grida forte e chiaro sia a lei che a tutti i suoi accaniti beive, che ormai la conoscono. Beyoncé non fa mai niente per caso, per puro scopo estetico, tutto di lei ha un significato preciso, e così anche i tre puntini che si è tatuata sull'anulare della mano sinistra sembrerebbero ricollegarsi ai suoi tre figli, le stelle del suo cielo. Lo stesso dito dove si è tatuata un omaggio al suo matrimonio YZ. Insomma, un dito che racconta l'emozionante storia della sua famiglia. Perché la vera nuziale è basic e troppo scontata per Queen Bee.